Andiamo a Motta di Rivenza invece, dove è stato salutato Don Riccardo Meneghel con tutta la comunità commossa per questo saluto, ovviamente, dopo aver presenziato a lungo proprio a Motta di Rivenza. Sentiamo il nostro Luca Curtarelli. Motta di Rivenza, siamo con Don Riccardo Meneghel. Oggi ha salutato la sua comunità, nel suo volto tanta emozione. Dire che è dispiaciuto è retorica. Però se domani mattina, quando si sveglierà e non sarà più a Motta, che cos'è che gli mancherà di più? Beh, il ricordo di tante persone, ma veramente tante, come dicevo prima nella messa, che vanno ad alimentare questo patrimonio d'affetto della comunità di Motta, che fa da legante, da legame. Ecco, sicuramente il ricordo di tanti volti, in particolare di tanti volti con cui ho avuto a che fare, di giovani, di catechismo, dell'azione cattolica, degli scout, ma veramente tanti le persone, quindi un bel ricordo, ecco, sicuramente questo. Io normalmente quando intervisto una persona non faccio mai considerazioni personali, questa volta farò un'eccezione. A nome mio, della mia famiglia, dei miei figli ti voglio ringraziare. Io ho studiato tanti anni dai salesiani e ho rivisto in te, Don Riccardo, quella voglia, quella semplicità verso i giovani, quell'avvicinamento che era tanti anni che non vedevo. Ecco, io voglio ringraziarti a nome mio, ma sono sicuro che anche la comunità di Motta sarà con me in questo momento. Sì, no, vi ringrazio, io non smetterò mai di dire grazie a Motta. Qui ho cominciato, si può dire, a fare il prete e il cappellano, e quindi il mio grazie è veramente infinito per questa comunità che mi ha sempre veramente accolto e sostenuto. In particolare i parroci, il parroco Don Rino prima di tutto, che mi ha accolto qui, i cappellani, ecco, che mi hanno preceduto, con cui sono stato, Don Iuri in particolare, e quei nuovi. Quindi ecco, veramente un grazie per come sono stato accompagnato in questi anni a diventare sempre più prete.